Rimanere legati al passato ci cristallizza in canoni di pensiero. L'uomo è quale lo fanno i suoi pensieri. Il pensiero, che siamo noi, e il pensatore, che siamo sempre noi, possono sperimentare il reale solo se il pensiero trascende se stesso, cioè trascende ogni moto egoistico, l'io. Dio ha posto nello spirito il pensiero pensante, affinché divenga successivamente trascendenza dell'umano pensiero. Il pensiero è vibrazione e si trasmette per onda, la quale eccita solo le vibrazioni delle onde affini.